Si inserisce nell'esigenza di coniugare sicurezza e decoro urbano il progetto di urbanistica tattica nato dalla collaborazione tra il Comune di Sassari e il Liceo Artistico Figari, grazie al quale le zone 30 cittadine saranno adornate con opere realizzate dagli allievi dell'Istituto, una delle eccellenze sassaresi. In particolare in Viale Italia, al posto della pista ciclabile, sarà realizzato un vero e proprio salotto cittadino con arredi esterni e spazi di ritrovo e con un nuovo disegno dalla pavimentazione ispirato alle opere di Eugenio Tavolara, mentre via Calvia, dove ha sede il liceo, sarà abbellita con una rivisitazione di un'opera di Mauro Manca. I particolari dell'iniziativa sono stati presentati nell'aula magna dell'istituto dai rappresentanti dell'amministrazione comunale e della scuola. Le due opere selezionate sono rispettivamente di Rachele Casula e Paolo Lasio. Abbiamo scelto la Settimana Europea della Mobilità per presentare questo importante progetto che consente il coinvolgimento della cittadinanza e in particolare delle scuole e dei giovani nella realizzazione di progetti urbani. Per i ragazzi è un'esperienza di realtà, è un contributo per la loro città e quindi per la loro vita quotidiana, quindi è importante dal punto di vista didattico e dal punto di vista personale. I lavori per la realizzazione delle zone 30 sono partiti alla fine del 2022 con l'obiettivo, attraverso i limiti alla velocità, di rendere la città a misura di pedoni e di ridurre il numero di incidenti che da gennaio a fine agosto sono stati 920 in tutto il territorio comunale. L'istituzione delle zone 30 fa parte degli obiettivi del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile approvato dall'ultimo consiglio comunale. È stato approvato il PUMS in versione, diciamo, non definitiva. Adesso decorreranno i termini per le osservazioni da parte della cittadinanza e dei detentori di interessi e dopodiché fra 60 giorni verrà approvato in via definitiva, tenendo conto appunto di quelle che sono state le osservazioni proposte.